Sera è un pezzettino che non mi vedete in diretta, ma faccio questa diretta in più location per spiegarvi tre suggerimenti, ok? Un super training in cui vi parlo di tre suggerimenti per iniziare il tuo business alla grande. Siccome mando questa diretta anche nel gruppo, ciao innanzitutto, ciao. Ciao Samantha, ciao ragazzi. Siccome mando questa diretta anche nel gruppo delle persone che stanno valutando l'attività di network, il business che faccio io, tiriamo un po' su, ok? Sarò un pochino promozionale, magari all'inizio sarò 5 minuti promozionale un pochino di quello che faccio. E poi entro veramente nel training che potrà darti tante soddisfazioni, ok? Tre principi che ti servono veramente per lavorare alla grande nel tuo business. Allora, perché io ho deciso di portare avanti quello che faccio adesso, quindi il social retail di Moder? Perché nel corso degli anni mi sono stancato di vedere e di fare i network dove lo scopo principale era reclutare persone. Dato che il 77%, pensate un po' a questa cifra, immaginatevi questo, il 77% delle persone non recluta, vedevi tante tante persone fallire, mentre invece qua noi aiutiamo la persona media a vincere promuovendo prodotti, ok? Quindi creando un reddito extra o anche sostituendo il proprio reddito principale, quindi andando ad acquisire un reddito full time, promuovendo prodotti di cui possono essere orgogliosi, prodotti scientificamente testati, che portano veramente un grande beneficio alle persone. E questo ha permesso a questa azienda di avere una grandissima crescita a partire dal 2019 al 2020 e al 2021 con dei numeri veramente impressionanti, grazie a tutta una serie di sistemi e tutta una serie di tecnologia che poi magari vi parleremo, aspetto principale è il code sharing, quindi la condivisione di un codice promozionale. Perché una cosa c'è? Vi faccio questa domanda: cosa c'è di più figo che fare un cliente online? Ovviamente, fare un cliente online è una figata spaventosa. Noi facciamo i nostri clienti e guadagniamo. Ma la cosa ancora più figa è guadagnare dai clienti portati dai nostri clienti, perché anche i nostri clienti hanno la possibilità di condividere il codice promozionale e con altri amici per avere 10 euro di sconto sul prossimo acquisto, e questo genera una viralosity, una velocità virale, e siamo l'unica azienda che lo fa. Ok? La cosa importante nel network non è solamente creare un rank, ma anche mantenerlo. E come avevo detto prima, pensate che il 77%, quindi una percentuale incredibile delle persone che entra in questo settore, ragazzi, non sponsorizza nemmeno una persona. E se uno non sponsorizza nemmeno una persona in un settore dove per guadagnare devi per forza trovare i nuovi incaricati, succederà che se ne va. Noi gli diamo la possibilità di guadagnare anche se non sponsorizza una persona, creandosi il suo parco clienti, ok? Gli incaricati attivi in Moder hanno una media di 1000 punti, quindi sono veramente tantissimi gli incaricati che, impegnandosi un minimo, non perdono soldi come negli altri modelli, ma si mettono in tasca 150, 300, 500 euro e ovviamente anche di più. Ok?
Allora, finita la parte promozionale, vi ringrazio di averla ascoltata. Poi se volete delle domande, magari le potete fare alla persona che vi ha fatto vedere questo video, alla persona che va inserito nel gruppo, va presentato a me. Andiamo a vedere tre step, quindi tre suggerimenti per iniziare il tuo business o riniziare, se l'hai già iniziato, il tuo business alla grande. Il primo suggerimento è: vai a tempo pieno. E tu mi dirai, quindi, vai a tempo pieno. Tu dirai, guarda Lorenzo, io un lavoro, ce l'ho già, come faccio ad andare a tempo pieno? Non andare a tempo pieno con le ore, ma vai a tempo pieno con la tua mente. Cioè, prenditi l'impegno che questa è un'attività che in cui vorrai riuscire, un'attività in cui prendi un impegno serio con te stesso. Che cosa vuol dire un impegno serio? Vi faccio un esempio. Io quando lavoravo in banca tornavo a casa alle 18:30 dalla banca e dalle 18:30 alle 20:30 lavoravo con un focus incredibile al mio business, alla mia attività. Veramente avevo preso la decisione forte che io dalla banca dovevo uscire. Io non so quale sia il tuo obiettivo, magari a pagare il mutuo con questa attività, magari divertirti, ma qualsiasi sia il tuo obiettivo, prendi una decisione forte che lo farai con costanza e lo tratterai con un business, come un business serio. Il secondo punto, quindi questo è il primo punto, vai full time mentalmente, prendi un impegno, prendi una decisione importante. Il secondo punto è: lancia il tuo business e non inizia il tuo business. Il tuo business lo devi lanciare, ok? Gli amatori entrano, dice qualcuno, ok? Molto più famoso di me. Gli amatori entrano, i professionisti lanciano il business. Che cosa significa lanciare il business? Significa che devi prendere al primo punto consapevolezza che questo è un business serio e devi decidere di diventare un professionista. Lanciare significa dare tutto o impegnarsi seriamente, soprattutto all'inizio, ok? Impegnarsi seriamente all'inizio perché ti rendi conto e hai valutato e hai capito che questo business può cambiare la tua vita per sempre. E non solo, se tu lo vorrai, questo business potrà cambiare la storia delle tue generazioni future, ok? Delle tue generazioni future. Molto spesso noi non crediamo di essere le persone che ce la possono fare e dicono, ma perché proprio io ce la devo fare? Perché proprio io ce la devo fare? Ma perché non tu? Perché non tu? Quindi renditi conto, dagli importanza. Ti faccio un esempio. Immagina che ti compri, vuoi avviare una tua attività, un franchising, con un costo di avvio di 30-50 mila euro. Più devi andare in banca, devi impegnarti. E un business del tipo tipo franchising, per 3-5 anni lavori solo per ripagare l'investimento. Ok? Tieni presente che in una qualsiasi attività economica, adesso ti ho fatto l'esempio del franchising, ma vale per qualsiasi altra attività, i primi 3-5 anni tu lavori gratis, solo per ripagare l'investimento. Poi andiamo a parlare del potenziale di guadagno. Il potenziale di guadagno massimo, solitamente quanto guadagna uno che apre un'attività in franchising o anche un ristorante, un bar? Avete mai visto, soprattutto in tempi recenti, gente che diventa ricchi, gente che diventa liberi finanziariamente, gente che si può comprare una casa all'anno? No, non l'avete visti, ok? E oltre a questo siete confinati nel vostro posto dalla mattina alla sera. Con questo business avete la libertà. Non ci sono rischi, potete, ok, mettete 150-200 euro per comprare i vostri prodotti, male che va, ve l'avete usati. Da noi, male che vada, avete la pelle molto più bella, male che vada, sembrerete 10 anni più giovane, ok?
Quindi non ci sono rischi, ma dovete trattarlo come un business. La speranza non è una strategia. E come dico sempre, agire invece che pensare. La differenza fra gli italiani e gli americani è che, per esempio, gli americani agiscono, mentre invece gli italiani pensano. E c'è un formatore famoso, Fraser Brooks, che dice che più pensi e meno agisci. Meno agisci, più ha dei dubbi. Più ha dei dubbi e meno agisci. Meno agisci e più aumentano i dubbi. E alla fine sei un grande pensatore, pensi sempre, non fa un cazzo, come puoi ottenere risultati. Ok? Quindi lancia e non entrare. Lancia e non entrare. Terzo punto, vai pubblico. Parlane con le persone. Fai sapere alle persone che ti sei preso un impegno. Fai sapere alle persone che hai iniziato un'attività, ma soprattutto con orgoglio. Dirlo, io sono un networker. Io sono un networker e voglio diventare un networker professionista. Tratta questa attività con orgoglio. Ok, devi fare quello che fai in modo orgoglioso. Vedo troppa gente che si vergogna, pensa a un'attività di serie B, in realtà ormai è un'attività provata, è un'attività testata, è un'attività che esiste da 60 anni e il network marketing ha prodotto più milionari di qualsiasi altra attività. Quindi sii orgoglioso dell'attività che fai. Poi, perché è conveniente, ragazzi? Innanzitutto hai un sistema dove impari mentre guadagni, hai delle istruzioni passo passo, non ti devi veramente inventare niente. Abbiamo degli script nell'area formativa, abbiamo degli esempi di cosa postare ogni giorno, come parlare con le persone, come fare delle conversazioni, abbiamo tutta un'infrastruttura di supporto, ok? Ma non solo quello. In questo settore, in questa attività, avrai un supporto personale, perché la persona e anche le altre persone che lavorano con lui hanno tutto l'interesse ed è probabilmente l'unica attività in cui i tuoi upline hanno tutto l'interesse che tu guadagni. Perché se tu guadagni, loro guadagnano. È una situazione vincere. Quindi avrai tutto quello di cui hai bisogno, anche quello di cui non ti rendevi conto di aver bisogno. Sei nel business per te stesso, ma non sei da solo. Un problema che succede, un piccolo problema magari che succede quando qualcuno lo racconta, quando lo racconti alle persone che conosci, quando lo racconti sui social, qualcuno ti dirà: ma Lorenzo, amico mio, o Francesca, Manuela, Donatella, che cacchio ti sei messa a fare? Tanto quelle cose non funzionano. Quindi affermazioni di questo tipo, usale come carburante per la tua motivazione. Usale come carburante per la tua motivazione. A me lo dicevano: ma tu non lascerai mai la banca. Non ce l'ha mai, nonna, non è la cosa giusta per lasciare la banca. Ma chi te lo fa fare? Ma che sei impazzito? Adesso invece, dopo un po', magari non sono entrate nell'attività, ma possono anche magari qualcuno pentirsi perché non l'ho fatto anch'io. Ok? Allora, quindi, tra l'altro, segnati questa frase assolutamente, condividila: le opinioni degli altri non pagano i tuoi conti. Con le opinioni delle persone, non degli altri, della gente che c'è in giro, non ci paghi le bollette. Quindi molta attenzione a comprare le opinioni degli altri, perché non ti pagheranno mai le bollette. Tra l'altro, le bollette della luce, del gas, del metano sono aumentate tantissime. Non so come fate voi con uno stipendio a pagarle tutte con quello che sono aumentate. Quindi è una motivazione in più per pensare a un reddito extra, per pensare a crearsi un qualcosa. Io penso che adesso è un must, nella maniera più assoluta, crearsi un reddito extra in questa situazione di incertezza politica, economica, di tutti i tipi, crearsi un qualcosa per sostenersi nei momenti di difficoltà, io lo ritengo che sia un qualcosa che ogni persona dovrebbe fare. Voglio lasciarti con queste frasi. Allora, ti uso una parola:
rimpianto. Non so se qualcuno di voi, se hai mai avuto tu un qualche rimpianto. Pensa che nel breve termine il 53% dei rimpianti, lo dicono gli psicologi, sono degli errori, ok, che abbiamo commesso. Quindi abbiamo fatto dei errori e nel breve termine magari rimpiangiamo di aver fatto degli errori. Nel lungo termine, invece, quindi verso la fine della vita, l'84% dei rimpianti sono per le cose che non hai fatto, per tutti i tuoi sogni che non hai inseguito, per gli obiettivi che non hai provato a raggiungere, per le paure che ti hanno impedito di fare qualcosa. Io quello che ti dico è: impegnati, decidi di iniziare o di continuare, impegnati per 6-12 mesi per non avere rimpianti, ok? Perché non c'è il rischio. Tutto quello che ti potrebbe succedere è che sei cresciuto come persona, che hai imparato tante nuove cose e magari hai anche fatto, hai trovato anche l'attività della tua vita. Bene, io ti ringrazio per aver visto questo training formativo. Contatta le persone che te l'hanno fatto vedere, ok? Che ti hanno mostrato questo video. E ci vediamo al prossimo video. Buon inizio, buon divertimento. Mi raccomando, questi tre passi sono, te li ripeto ancora una volta, vai full time con l'impegno, prendi un impegno importante in termini mentali, lancia e non iniziare, e poi vai pubblico, raccontalo al mondo quello che fai, non deve essere assolutamente un segreto. Poi, quando noi lo raccontiamo agli altri, quando noi diciamo agli altri quello che facciamo, che ci intendiamo, che intendiamo impegnarci in qualcosa di importante per creare la nostra libertà finanziaria, per creare qualcosa di importante per noi e per la nostra famiglia, poi sarà anche un po' più duro, ok? Siccome l'abbiamo detto alle persone, tirarci indietro sarà anche un pochino più duro, ok? Quindi ci aiuterà a mantenere l'impegno. Grazie per aver visto questo video, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione.